Oggi Viola del calcio a 5 sfondano gli avversari. Qui con noi c'è la carovana, quindi non li facciamo presentare tutti perché sennò non finiamo più. Iniziamo subito con un mega riassunto del match. Dai, vai. Partita che non vale un cazzo, perché principalmente non valeva un cazzo oramai. Allenatore inutile, perché allenatore inutile era lì soltanto. C'è Birillo, nostro difensore centrale, lo ricordiamo dalla vecchia intervista. Vinta 7-4 forse, una buona prestazione. Ora, ragazzi, nostra. 1000 euro da buttare via, noi cerchiamo sponsor per l'anno prossimo. Lo sponsor dell'anno scorso è finita male, quello di quest'anno no, fortunatamente apro un nuovo bar, però buona prestazione, forse è la migliore della stagione. Un bilancio dei risultati? Ma abbiamo fatto una buona stagione, soprattutto c'era al bar, cene benissimo, bar benissimo, campo abbastanza bene. Le calze di Dimi non benissimo. A parte qualche volta che si è sempre contati e quando devi far giocare quei cadaveri qua purtroppo non stanno in piedi. Sei un ciucolo! Senti, da dietro le quinte tutti sono rimasti colpiti sui tuoi urli all'arbitro. L'arbitro era veramente imbarazzante oggi. Come le calze di Dimi. Cioè, fa il professionista in una maniera impressionante. Però per carità, come sbagliano gli arbitri, sbagliamo anche noi, niente da dire. E vorrei ringraziare un altro nostro sponsor, è l'estetica, che purtroppo gli abbiamo fottuto 100 euro e non ci siamo mai fatti vedere. Scusa Ele, so già che l'hai bestemmiato per un anno intero. Adesso, scusami Tigre. Denis Fantina, volevo ringraziarlo e dirgli che con noi ha chiuso anche come amico, perché 8-9 volte che inventa le cose, oggi è riuscito a dire che ha la macchina rotta quando era besnato in autostrada, o un keniano, chissà cosa fa. E adesso concludiamo con un giudizio sulla Juventus che ha vinto lo scudetto. È una squadra di merda. Cioè, guarda. No, ci avevi detto di non bestemmiare. Squadra di merda. Cioè, guardate. Si possono presentare in campo con una maglia di verde e pisello? Vabbè, fa niente. No, comunque ringrazio anche Davidino per le cene. Davidino del Jamba Grill, sempre il numero uno. Devastante. Tutti a Jamba, venite pure al Jamba Grill che io filo i Campari, tanto lui non si accorge di niente a certa ora. Grazie ragazzi. Grazie a te Tigre per la tua sempre pazienza che hai. Ci vediamo sabato e forza Legno. No!